Vaccino da un lato, cure dall'altro, è questo il doppio fronte di lotta al coronavirus che l'Università di Verona con la Regione del Veneto intende portare avanti coinvolgendo anche le altre strutture della sanità regionale. In prima linea c'è il centro ricerche dell'azienda ospedaliera Scaligera che con lo Spallanzani di Roma inizierà la sperimentazione del primo vaccino Made in Italy, 70 i volontari che saranno coinvolti dalla prossima settimana. Questo vaccino inizierà il 7 settembre, avremo le prime somministrazioni, viene fatto presso l'ospedale di Borgo Roma, all'ottavo piano, nel centro ricerche, diretto da dottor Stefano Milleri. L'altro fronte è quello della cura con la ricerca tutta veronese pubblicata a New York dopo una sperimentazione che ha coinvolto 80 malati Covid. Si tratta di un cocktail con un farmaco impiegato per la cura dell'artrite reumatoide, utilizzato assieme ad altri farmaci. La sperimentazione sugli 80 pazienti ha registrato un solo decesso, mentre sono stati 26 i decessi registrati tra 50 malati sui quali non è stato usato il cocktail. Di risultato eccezionale ha parlato il rettore. Poiché il trattamento è per via orale, esso può essere somministrato anche fuori dall'ospedale. Ciò può limitare le conseguenze negative della pandemia ed essere quindi di estrema rilevanza per i sistemi sanitari di tutto il mondo. Per Zaia, un orgoglio tutto veneto. Io sono orgoglioso di questi scienziati che magari vanno poco sui giornali, che magari sono poco noti, però i pazienti li vedono, i pazienti li curano e non è una cosa da poco. E Zaia è poi tornato sulla classificazione dei decessi da Covid con l'Istituto Superiore della Sanità che contabilizza anche i soggetti nel frattempo negativizzati, un fronte solo apparentemente statistico. E io penso che sia sempre più corretto fare quello che noi abbiamo sempre proposto, cioè le patologie che portano al ricovero piuttosto che al decesso, se non sono correlate alla positività, devono dire che il paziente non è morto a causa del coronavirus o non si è ammalato a causa del coronavirus. La sanità veronese nel frattempo, così come quella veneta, si sta preparando a ogni possibile scenario. Sono preoccupata da clinico perché questa volta, se ci fosse una seconda ondata, arriverà appunto a novembre. E questo significherà molto lavoro. Come rassicurazione, questa volta siamo pronti. Non sarà più il 23 febbraio. Questa volta noi oggi abbiamo un piano che prevede tutti i possibili scenari, da un incremento di 3 a 40 persone in pronto soccorso, e questo ci permetterà di lavorare in una maniera nettamente migliore.